Risorse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo al Territorio. In onda ogni mercoledì alle 11, il venerdì alle 16:30 e la domenica alle 19:30. Risorse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo al Territorio. Bentrovati, è con noi Irene Miletto, referente del settore educazione di Fondazione CRC. Bentrovata. Bentrovati a voi. Vogliamo parlare oggi del progetto Motivazione, giunto alla seconda edizione. In cosa consiste? Il progetto Motivazione consiste nel andare a cercare tutto quello che porta una motivazione, appunto, per gli insegnanti e per il loro fondamentale ruolo che hanno all'interno della crescita dei ragazzi da una parte, ma è di conseguenza anche di tutta la collettività. La prima edizione di Motivazioni era un percorso di formazione esclusivamente dedicato agli insegnanti. Questa seconda edizione abbiamo deciso di ribaltare un po' questa programmazione in modo da far sì che tutto il pubblico, tutta la comunità, tutta la collettività si interessasse a aspetti e temi educativi, così che l'obiettivo rimane lo stesso, il ruolo fondamentale degli insegnanti che va motivato, sostenuto e rinforzato. Questa volta lo facciamo attraverso un aumento dell'interesse sui temi educativi di tutti quanti, perché gli insegnanti non possono essere lasciati da soli, non si può immaginare che la scuola faccia tutto rispetto ad alcuni, soprattutto da alcuni temi molto importanti per la scuola, sì, ma per tutti quanti. E quindi un po' l'obiettivo è quello di creare intorno al ruolo degli insegnanti un interesse, un coinvolgimento della collettività, in modo che tutti possano sostenere il loro ruolo dedicandosi all'educazione. Ecco, questo progetto prevede un ciclo di lezioni incontri e il primo in programma si terrà venerdì 28 febbraio a Cuneo presso il cinema Monviso alle ore 18. Sì, il primo incontro che adesso riusciamo a portare avanti in questo progetto Motivazione, il primo di 5 incontri, è quello con Marco Aime, antropologo, che viene a parlare al Cinema Monviso della cultura e del processo che la cultura porta nel cambiamento delle società, laddove il focus di questo incontro, appunto anche dato dall'esperienza di questo antropologo di Marco Aime, sia nei suoi studi passati sia in quello che sono gli approfondimenti di oggi, parliamo di multicultura, fondamentale a livello appunto di nuovo della collettività e anche molto importante a livello di scuole, perché le scuole si ritrovano in prima linea ad affrontare, diciamo, tutta una serie di aspetti multiculturali, due in particolare quelle che noi abbiamo visto nei progetti che abbiamo sempre portato avanti. Uno è quello proprio dell'integrazione multiculturale e anche del riuscire a far sì che i ragazzi di seconda generazione, quindi magari non chi arriva adesso ma che ha qua già delle radici, però che si ritrovano con quello scontro culturale oppure che si trovano con meno strumenti di altri ragazzi per riuscire a raggiungere il successo formativo. Dall'altra parte le scuole, così come di nuovo tutta la collettività, si ritrova in prima linea su delle situazioni di emergenza, perché i nuovi arrivi che vengono così inseriti nelle classi delle nostre scuole si ritrovano magari a non sapere le lingue, quindi rimanere indietro e quindi avere tutta una serie di piccoli blocchi di nuovo che non permettono un successo formativo. Marco Aime parlerà più in generale degli aspetti multiculturali, quindi non quello proprio dedicato solo alla scuola, ma appunto cercare di parlarne finalmente, diciamo, con un'ottica educativa e non di contrasto, quindi si vuole anche riuscire a toccare alcuni temi, dare degli strumenti per rispondere in maniera costruttiva, senza chiusure, senza pregiudizio, senza, ecco, aver necessità di avere paura di toccare alcuni argomenti perché in altri contesti vengono magari utilizzati per scontrarsi più che per costruire. Bene, ricordiamo quindi l'appuntamento di venerdì 28 febbraio a Cuneo presso il Cinema Monviso alle ore 18. Io ringrazio Irene Miletto, referente del settore educazione di Fondazione CRC. Arrivederci, ringrazio voi. Risorse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo al Territorio. In onda ogni mercoledì alle 11, il venerdì alle 16:30 e la domenica alle 19:30. Risorse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo al Territorio.